appena finita la conferenza stampa, che poi non è una conferenza stampa, in realtà è stato un evento, un vero e proprio evento. Abbiamo riportato un po' qui tutto quello che è lo spirito del premio, tutto quello che noi vogliamo dire in questo percorso che è iniziato oggi. Il premio è nato subito dopo aver organizzato a Larino, la città natale di Aldo, il Museo Storico Aldo, dove ci sono tutta la sua storia, tutti i suoi cimeli raccolti nel Palazzo Ducale. Da lì abbiamo pensato che mantenere tutta questa storia ferma nel tempo sarebbe stato riduttivo, e quindi abbiamo pensato di organizzare un premio che fosse un premio, sì, che partisse da quello che Aldo era, quindi un innovativo, un ironico, una persona che cercava anche di formare i giovani, anche se poi lui non insegnava, ma voleva che imparassero proprio sul campo. Quindi, partendo da questo essere di Aldo, da questo essere innovatore, che poi insomma abbiamo anche cercato di vederlo con esperti in comunicazione, quindi quanto lui ha dato nella comunicazione, quindi è partita da qua l'idea del premio, con diversi obiettivi che vogliamo raggiungere da oggi, che è partito, fino al 22 di giugno, e poi continuerà ovviamente con tantissime iniziative ancora.